Jimmy Rivoltella è un artista profondamente critico che gioca sull'ambiguità della forma percettiva, semiotica e semiologica, ritaglia delle immagini e attraverso la tecnica del collage, collaggiando, le stravolge di senso. Molto caustico, ironico, turbolento, dalle e delle turbolenze visive. Quest'uomo d'altri tempi sembra uscito dalla Seconda Guerra Mondiale, sembra rivolgersi ad una ragazza, ad una donna, e in maniera seduttiva rivolgerle frasi come quella collaggiata sul lavoro che è bambina mia. È un'ordinaria scena, ci sono degli uomini armati a protezione della casa, dello spazio privato. Davanti a questi uomini che proteggono il proprio spazio privato, la vita scorre. Un bambino piccolo, molto ordinato, piccolo figlio di militari, accompagnato dalla didascalia, io sono un mito. Grossa frustrazione dell'ego e un grande conflitto dell'ego con se stesso prima e poi con gli altri. Disse quell'allarme semantico che i media distillano quotidianamente nelle nostre menti. Situazione d'allarme con dei ragazzi pronti a godersi l'eventuale spettacolo terroristico, cornio. C'è questa versione del tonno Rio Mare, del tonno in scatola, international, internazionalizzazione, globalizzazione come forma di appiattimento ed omologazione. Lui è Jimmy Rivoltella, che è un artista in esposizione permanente al CAMO, il Museo Pubblico a Cielo Aperto di CAMO. Jimmy Rivoltella, l'originale. Prendi l'immagine, ritagliala, incollala, accostala, ricampionala e stravolgila di senso e fai riflettere chi su certe immagini non è abituato per niente a riflettere.